Live Social. Interviste storie, come sempre qui a Live Social, interviste storie, anche il nostro hashtag, e vi ricordo in particolar modo di seguire la nostra pagina Facebook per trovare anche i video delle nostre interviste complete. Oggi quindi riapriamo il nostro spazio dedicato alla salute e al benessere con la nostra ospite. Parliamo di alimentazione insieme alla dottoressa Federica Abruzzone, biologa nutrizionista, che saluto. Salve dottoressa, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti, salve. Allora dottoressa, oggi faremo un discorso credo di comune interesse per tutti coloro che ci stanno ascoltando, è anche un argomento abbastanza attuale direi, perché parliamo di come attraverso una sana e corretta alimentazione è possibile aumentare le difese immunitarie del nostro corpo. Quindi è comunque possibile farlo dottoressa semplicemente attraverso una corretta alimentazione innanzitutto? Beh certamente, anzi attraverso una corretta alimentazione miglioriamo quindi anche il nostro benessere, anche mentale, e rafforziamo il nostro corpo. Mentre un'alimentazione scorretta può infiammarci e quindi può renderci più deboli. Oh, ecco, quindi è assolutamente possibile, anzi direi che è necessario di questi necessaria. Tempi esatto. Prendersi cura della propria salute attraverso l'alimentazione. E quindi, dottoressa, andiamo a capire in che modo è possibile farlo, ovvero quali sono quegli alimenti che possono favorire, ecco, il nostro intento di migliorare le nostre difese immunitarie? Certamente, prima di tutto è importantissimo seguire un regime alimentare equilibrato e vario, quindi non mangiare mai le stesse cose, ad esempio non la pasta al pomodoro a pranzo e la pizza alla sera, ma cercare sempre di variare gli alimenti. In questo modo riusciamo a soddisfare anche l'esigenza di tutti i macronutrienti del nostro corpo, che sono i carboidrati, le proteine e i grassi, ma soprattutto mangiando verdure, frutta, fresche oppure cotte tipo al vapore oppure con cotture semplici, riusciamo anche a soddisfare l'apporto di micronutrienti e oligoelementi per il nostro corpo, che sono molto importanti in questo periodo. Oh, ecco, quindi prediligere comunque sempre dei prodotti sì. naturali, insomma di qualità, anche rispettare la stagionalità dei prodotti, immagino che sia esatto. comunque fondamentale. Cercare di evitare i prodotti già fatti, i cibi pronti o conservati, ma cercare di comprare diciamo alimenti freschi quando possiamo, logicamente, o al massimo congelati, tipo il pesce surgelato va comunque benissimo. Immagino quindi... mi dica. No, mi dica pure. Immagino ecco che il tutto vada anche diciamo correlato ad una regolare attività fisica che non fa mai male, anzi un po' le due cose vanno un po' di pari passo, ecco. Ma diciamo che in questi giorni vedo che molte persone attraverso tutorial anche in casa comunque si stanno allenando, e quindi dico sempre che è molto importante abbinare allenamento alla giusta alimentazione. Intanto che siamo qui in casa, la cosa migliore che possiamo fare è occuparci di noi e della nostra salute, quindi sicuramente cercando di ridurre i cibi con grassi saturi, ricchi di burro, panna, insaccati, e cercare di prediligere anche come condimenti l'olio extravergine d'oliva. Utilizzare negli spuntini la frutta secca, come ad esempio le mandorle, che sono anche ricche di zinco, e lo zinco stimola e rafforza il nostro sistema immunitario, cercando di evitare logicamente le merendine e i prodotti confezionati. Oh, ecco, quindi dottoressa, dove riscontreremo dei benefici poi derivanti comunque da un regime dietetico di questo genere? Immagino un benessere completo, se vogliamo, comunque psicofisico, ecco. Sì. Sì, psicofisico, perché comunque mangiando bene anche il nostro cervello sta meglio, cercando di evitare i picchi di zuccheri, che comunque lì per lì sembra ci tirano su, ma dopo avremo anche un calo glicemico, quindi sono seguiti comunque da spossatezza, e cercando sempre di privilegiare la verdura, perché la verdura ci arricchisce sia di vitamine che di microelementi. E cercando di mangiare comunque tutti i macronutrienti, quindi la carne comunque va mangiata una o due volte a settimana, cercare di prediligere il pesce quando possiamo almeno 3-4 volte alla settimana, due uova almeno alla settimana, e a chi piacciono anche i legumi, perché no, i legumi sono molto importanti come macronutrienti. Cercare di non mangiare troppi carboidrati alla sera. Questo è il mio consiglio anche per non finire il periodo diciamo con qualche chilo in più. Ah certo, quindi sono tutti dei consigli ovviamente a caratteri generali per chi ci ascolta, per chi magari volesse però dei consigli un po' più mirati in base alla propria esigenza e condizione più specifica, voglio riepilogare i contatti utili per interfacciarsi con la dottoressa Federica Abruzzone, che riceve a Chiavari in Galleria di Corso Garibaldi numero 15/1. Per avere un contatto diretto c'è anche un numero di telefono, ovvero il 339 726 3765.
C'è anche una mail per un contatto di natura testuale, possiamo scrivere a federicabruzzone73@gmail.com. C'è anche una pagina Facebook di riferimento, ovvero nutrizionista Federica Bruzzone. Detto questo, ringrazio appunto la nostra ospite di oggi, ringrazio la dottoressa Federica Bruzzone, che saluto. Grazie mille dottoressa, buon grazie proseguimento voi, e buon lavoro. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a voi. Live Social.